La contemporaneità di Leonardo risiede, dal mio punto di vista, essenzialmente in due elementi. Il primo, quello legato al fatto che lui non era un uomo isolato che lavorava da sé, un genio che lavorava nella sua bottega, era un uomo del dialogo, era un uomo che parlava con i suoi contemporanei, tra l'altro in un'epoca come quella del Rinascimento italiano, particolarmente fertile e ricca di personalità di altissimo livello, sia dal punto di vista degli umanisti classici come noi li intendiamo, sia di quei nuovi personaggi che all'epoca chiamavano notomisti, gli anatomisti a Firenze, che erano quelli che cominciavano ad attuare il metodo sperimentale, che da lì a qualche decennio con Galileo avrebbero dato inizio a quella cosa che noi oggi chiamiamo scienza. E sull'altro fronte lui poi era un osservatore attento, scrupoloso, curioso e molto rispettoso della natura. Ecco che allora il dialogo con gli altri e l'apprezzamento delle leggi universali di natura, che sono quelle che ci fanno vivere bene in un contesto straordinario come quello del nostro pianeta, beh, se non sono due elementi di straordinaria contemporaneità questi, anche nel dialogo attuale, non vedo quali altri lo possano essere.